Sullo striscione si legge «Cessate il fuoco». Il gruppo dalla parte di Abele ha scelto di organizzare un flash mob durante il corteo che porta al culto di apertura del Sinodo 2024 per far sentire il proprio messaggio tramite un semplice colore, il bianco, simbolo del lutto nella cultura palestinese. Dalla parte di Abele è un gruppo informale di evangelici e evangeliche italiane che a un certo punto in primavera hanno pensato che non si poteva più stare in silenzio di fronte alla strage che stava avvenendo a Gaza. E allora abbiamo raccolto la voce che veniva da molte persone delle chiese evangeliche, ci siamo affiancati al progetto Battista che si chiama Ambasciatori e Ambasciatrici di Pace e abbiamo prodotto un documento per chiedere ancora una volta il cessate il fuoco, la restituzione degli ostaggi, ma anche la restituzione di quelli dei palestinesi che sono ingiustamente senza accuse nelle prigioni israeliane, la fine insomma di questo massacro crudele, chiedendo anche che le nostre chiese prendano posizione per esempio sulla produzione di armi, sulla complicità con il governo Netanyahu, che consideriamo un governo di estrema destra e che non fa gli interessi neanche della sicurezza di Israele. Poi abbiamo organizzato qualche incontro su Zoom di approfondimento della situazione, anche di approfondimento del sionismo cristiano o del sionismo inconsapevole che, come credenti che leggono tanto le scritture, fa sì che risuonano in noi i nomi di quei luoghi come se facessero parte del nostro patrimonio spirituale, ma in realtà oggi è tutta un'altra situazione, c'è una guerra, c'è un'invasione, una colonizzazione del territorio.